Regione Toscana, il Consiglio regionale. Gennaio 2023, giornata della memoria. Al Centro Expo Ciampi di Firenze è aperta la mostra fotografica e di memorie per ricordare il prima e dopo la Shoah. Una mostra per non dimenticare la tragedia dell'Olocausto, curata da Paola Zamboni con le fotografie della Fondazione Alinari per la fotografia. La mostra espone foto che precedono e seguono la Shoah, ma non mostra nulla dei campi di concentramento, evidenziando che è la vita che conta. Un evento che fa riflettere muovendosi nella tragedia e cerca di indagare sul prima, l'immediatamente prima, e il dopo, l'immediatamente dopo, di chi visse e si trovò a subire quel periodo buio della storia. I fotogrammi portano alle nostre coscienze turbate una loro incontrovertibile verità. Il titolo di questa mostra è Attorno alla Shoah. Attorno alla Shoah non significa la Shoah, significa fare una scelta che esce dai campi di sterminio, non perché i campi di sterminio non siano qualcosa di troppo importante da non dirsi, ma perché le vittime in fondo sono sempre state considerate i sommersi, delle persone dimezzate, non delle persone. E ho voluto quindi pensare ai sommersi e ai salvati che, come vedrete in queste sale, parlano tra di loro. La cosa incredibile è che io avevo preparato per questa mostra uno schema da utilizzare, ogni sala doveva avere un suo contenuto, e quando ho iniziato a prendere in mano le foto per sistemarle sui cavalletti, queste hanno assunto una vita autonoma, mi hanno rovesciato completamente tutto quello che era il mio schema. Che significa? Che i sommersi e i salvati si vogliono parlare, si parla, perché esiste un discorso sulla Shoah, non esiste il discorso su chi si è salvato, non solo, ma se salvati e sommersi li vediamo come persone gli uni e gli altri, persone che si parlano, perché il destino di uno poteva essere il destino dell'altro. Quindi questa considerazione delle persone nel loro esserci dentro la vita. Qui avete i bambini, questa è la stanza dei bambini. Bene, questi bambini, questa foto meravigliosa, la foto iconica un po' dell'archivio Alinari, è la bambina di Vincenzo Balocchi, grande pittore fiorentino, ed è del 34, e l'ho voluta come simbolo di ciò che era la bellezza prima che alcuni uomini decidessero di annientarla. Ma noi questa bellezza ce l'abbiamo, la vogliamo riconoscere ancora. E non c'è foto comunque in questa esposizione che non abbia sottesa quella storia, perché sappiamo che questa storia c'è stata, no? Ma questa ragazzina si porta dietro anche tutti gli altri, e la bambina ottocentesca e i bambini del ghetto di Lodz, che faranno una fine terribile, ma allo stesso tempo all'interno di questa stanza entra anche chi si è salvato, i bambini della famiglia londinese che sbarca a Londra, rifugiati polacchi, perché
perché tutti i tempi e tutte le persone che questa storia hanno sottesa o hanno vissuta o hanno, come dire, superata, tutti costoro sono persone. E noi non dobbiamo dimenticarlo mai, perché parliamo solo dei campi di sterminio, con, tra l'altro, quanto è pericolosa anche, l'obsolescenza a cui sono sottoposte quelle immagini. La gente si è abituata e quindi non vengono più considerate persone, sono le vittime. Questo direi che il senso è proprio anche all'interno di questa esposizione, dove ci sono i sommersi, ci sono i salvati. Allora sì, sono foto sia della Fondazione Alinari che di diciamo, archivi che noi rappresentiamo. Io condivido molto il taglio di questa mostra e sono contento come Alinari di aver partecipato, perché la memoria è qualcosa di molto delicato, la ripetizione è pericolosa, certe cose alla fine producono assuefazione e quindi poi alla fine disinteresse e distacco, mentre la giornata della memoria appunto è fatta per preservare dentro tutti noi questo senso di inaccettabilità, questa qualcosa che è incommensurabile, che rimane come un buco nero, diciamo, nel centro dell'Europa. Scegliere quindi in qualche modo di sottolineare quel buco nero, di lasciarlo così, cioè di non fare vedere i campi, ma di far vedere quello che c'era prima e quello che per fortuna c'è stato anche dopo, è secondo me un modo per rispettare, ecco, anche il silenzio che di fronte a certe cose bisogna mantenere. E quindi da questo punto di vista è non consueta questa scelta. A volte si finisce per rilanciare sempre di più, per far vedere sempre di più. Invece in questo caso far vedere meno, far vedere al di fuori. E scegliere per dire per il manifesto questa foto fantastica della bambina che sorride, che è inconsapevole in qualche modo del destino che aspetta lei o tanti bambini come lei, e però in qualche modo sottolinea appunto la ricchezza di ogni singola vita, che non può essere ridotta mai solo alla sua fine, come nel caso della Shoah. Si può pensare che queste sono solo vittime, no? Queste sono persone che avevano una loro vita, che avrebbero potuto avere una loro vita. Quindi mi sembra veramente una scelta molto bella questa della curatrice di questa mostra. Una tra le mostre più importanti che ospitiamo qui in Palazzo del Pegaso è un modo per dire con forza che quello che è accaduto può accadere ancora e che non dobbiamo voltarci dall'altra parte. E attraverso le immagini splendide della Fondazione Alinari raccontiamo prima e dopo la Shoah, raccontiamo i volti sorridenti delle bimbe, delle donne, degli uomini che non sapevano cosa gli sarebbe aspettato, e poi raccontiamo la voglia di un futuro migliore dopo quegli anni terribili. Vado ripetendo sempre nelle scuole, ragazzi, di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, perché quello che è accaduto può accadere ancora e oggi ancora di più, nel momento in cui mancano, purtroppo, perché ormai la loro età li ha portati alla morte, tante donne e tanti uomini che hanno vissuto la violenza, le barbarie di quel tempo, è compito delle istituzioni di diventare sempre più amplificatori di memoria, di ricordare quanto è accaduto, di conoscere, di approfondire, perché, come ci ha detto poche ore fa la senatrice Segre, il rischio è che tutto questo finisca nell'oblio e noi non ce lo possiamo permettere, perché la violenza di quel tempo non deve accadere mai più.
È molto significativa questa mostra, devo dire una delle più belle che abbiamo fatto come messaggio, al di là delle magnifiche foto che sono esposte, perché incontra la sollecitazione proprio di questi giorni della Liliana Segre, che ci ricordava quanto fosse a rischio per abitudine, una memoria un po' di maniera, dico io, che si sta diffondendo e che impedisce di sentire tutta la profondità drammatica e che a volte impedisce a questi fatti della storia terribili di interrogarci per l'oggi. Allora ecco, ricordare che quelle morti sono state vite prima, che quella disgrazia è stata prima una festa, è stata volti di bambine, è stata pratica di vita, è stata lavoro quotidiano, credo che sia fondamentale, perché altrimenti noi davvero rischiamo di celebrare un santino della tragedia, un santino della Shoah e non percepire più la vita che si percepisce benissimo andando a vedere quei luoghi. Io avevo, tornando da Auschwitz tanti anni fa, scrissi una proposta di istituire un servizio civile della memoria europeo per tutti i diciottenni europei. Ecco, trovo che il lavoro sulla memoria sia un lavoro delicato e che occasioni come queste non debbano mai andare sprecate per lavorare di cesello, in profondità, e credo che con questa bellissima mostra curata da Paola Zamboni con foto degli archivi Alinari qui al Consiglio regionale si sia fatto davvero questo, cioè si sia cercato di scavare e restituire profondità a un lavoro sulla memoria che non deve mai diventare maniera, abitudine, ricorrenza per la ricorrenza. Dobbiamo assolutamente rispondere alla chiamata di Liliana Segre a lavorare in modo creativo e per l'oggi sulla memoria e sul difficile percorso della memoria, ora soprattutto che non abbiamo quasi più testimoni oculari. Io ho avuto il privilegio di andare ad Auschwitz con le sorelle Bucci e ho pensato in quei giorni che non sarebbe stata la stessa cosa senza di loro, e come faremo a tramandare questa memoria così importante per la vita che dobbiamo fare ai più giovani cittadini in futuro, quando non avremo più i testimoni oculari di quel tempo. Foto intanto bellissime, sicuramente toccante, da brividi anche la presentazione di questa mostra. E la cosa che mi ha colpito è la sala dedicata ai bambini, no? Questa presenza forte, e poi dico una cosa che vado un po' fuori tema, però da quando sono diventato padre non riesco più a vedere i film, le scene dei film dove ci sono bambini che soffrono, dove ci sono violenze sui bambini in maniera molto più forte rispetto a prima di essere appunto padre, e quindi legare questa pagina tragica, drammatica a appunto i bambini vista da padre è ancora più toccante, ecco. E quindi la forza di questa sala è veramente impressionante, e aver messo insieme nel dramma il sorriso dei bambini dà appunto un'idea diversa da quella che siamo soliti ricordare per questa giornata, per questo periodo. E quindi insomma complimenti veramente a chi ha curato la mostra, la realizzazione, complimenti sicuramente alla Fondazione Alinari, al Consiglio regionale, insomma è un passaggio importante e non scontato, non deve diventare la ricorrenza anno per anno, ecco. E questa mostra riesce a non commettere quel passaggio errato. Tutti gli anni c'è una particolare attenzione alla giornata della memoria, quest'anno mi sembra ancora di più. Questa mostra veramente, devo dire, mi ha commosso, perché vedere queste immagini di queste persone e sapere poi la fine che hanno fatto veramente colpisce. In particolare, a parte la bambina che colpisce moltissimo, è stata la riflessione sul matrimonio che si è visto celebrare, e che nessuno pensava a quello che poi sarebbe successo. Effettivamente sono cose, queste fotografie sono importanti da far vedere il più possibile a tutti. Regione Toscana, il Consiglio regionale.